fatto di essere in uno dei tesori architettonici di questa città, che parla proprio della sua storia, ci ha un po' spinto a trovare delle radici tra il concetto di creatività e la parola. Qui si insegnano le lettere, la filosofia, è proprio un mondo di conoscenza profonda. È da qui che viene anche il titolo dell'installazione, no? La luce che viene dalla profondità delle parole. Quindi abbiamo cercato di fare di mettere in scena intanto il cortile, utilizzandolo un po' come il fondale di una scena teatrale. E poi sulle quinte di questa scena abbiamo scolpito in questo materiale straordinario che permette di essere scolpito mantenendo la massa, diciamo, della sua costruzione, parole profonde. Lettere moderne, lettere antiche, il diritto, la filosofia, con proprio dei frammenti tratti da diversi autori nostri. Cosentino è un'azienda spagnola che fa una ricerca molto sofisticata su queste engineered stone, se vogliamo chiamarle così. Sono dei prodotti di altissima ingegneria che hanno la particolarità di offrire prestazioni nella loro composizione uniche. Sono materiali che possono condurre, sono materiali che appunto hanno una composizione nella massa che rimane costante anche se subisce delle lavorazioni di taglio, per esempio, o di incisione, come il marmo. Sono materiali che vengono prodotti in grandissimi formati, le lastre che vedete sono dei formati straordinari. Bisogna pensare che è un salone del mobile unico nella storia del salone del mobile perché coincide con Expo. Quindi Milano non sarà soltanto invasa dal mondo del design e dell'architettura, ma al contrario riceverà un pubblico innocente, se così vogliamo dirlo. All'epoca, quando la Gilda si è fatta venire quest'idea, era veramente una visione di una lucidità straordinaria. Adesso se ne parla in tutte le salse, no? Cioè degli eventi diffusi, della capacità di estendere la sede di un evento non tanto al luogo dove avviene, ma al territorio, alla città. Ma questo è grazie a questa cosa del fuori salone che appunto con 20 anni di maturità fa parte ormai dei riti di questa città.